due questioni che trattiamo insieme oggi pomeriggio, per vedere se avete voglia di intervenire. E io mi augurerei di sì, mi augurerei che siate in parecchi, perché sono due esempi di come lo Stato si comporta nei nostri confronti. E a me, devo dire la verità, mi inducono parole che non posso usare in diretta, in radio, per rispetto delle opinioni di ciascuno, che magari sono diverse dalle mie, e per rispetto ovviamente delle giuste convenzioni obbligate per cui un conduttore radiofonico non può trascendere. Però sono due cose tra ieri e oggi che mi hanno veramente confermato nell'opinione che c'è poco da fare. Viviamo in una condizione nella quale lo Stato si fa delle norme che, diciamo, mettono a dura prova la capacità di sopportazione e giustificazione di noi contribuenti. Quali sono queste due vicende? E voi chiamateci all'800240024 per dirci come la pensate. La prima ce l'ha rinfrescata ieri sul Corriere della Sera l'ottimo Sergio Rizzo. Di che cosa si è trattato? Del fatto che per una leggina risalente al governo Prodi, IDS, una delle sigle della successiva evoluzione dal PC all'attuale PD, ricordate, no? PDS, DS, PD, IDS sono riusciti, pur tenendo nelle loro mani, sotto controllo, il loro patrimonio molto rilevante intestato a fondazioni regionali del partito, l'ottimo, dal loro punto di vista, amministratore Sposetti, parlamentare, storico amministratore del partito, riuscì a preservare l'intero patrimonio del partito, però i debiti della vecchia unità dei DS, quelli li abbiamo pagati noi. 107 milioni di euro versati dallo Stato nei giorni scorsi, e se ne aggiungeranno con ogni probabilità altri 18 milioni di euro. Si è in attesa ancora di una formalità giuridica, però sta di fatto che i DS hanno mantenuto il patrimonio mentre noi contribuenti abbiamo pagato i loro debiti verso il giornale di partito. Naturalmente quella leggina era appunto per i giornali di partito, sta di fatto che ad averne approfittato per un numero di milioni molto inferiore, 9 milioni circa, il vecchio Avanti del PSI, però di fatto loro hanno portato a casa 107 milioni più 18 milioni, quindi diventeranno 125 milioni di euro di debiti non pagati e sulle spalle del contribuente. È giusto? Per un partito politico, con tutti i finanziamenti avuti, ottenuti negli anni, eccetera? Io dico di no, non capisco perché il contribuente debba pagare questa roba. E questa è la prima vicenda. Seconda vicenda, questa riguarda i dirigenti illegittimi delle agenzie tributarie e in particolare i quasi 800 dirigenti illegittimi dell'Agenzia delle Entrate. Sapete che sono illegittimi perché dopo anni che alcuni di noi, tra cui io, battagliavamo perché i dirigenti delle agenzie tributarie erano a nomina a tempo e secondo cordate personali, quindi con regole del tutto anomale nella pubblica amministrazione, intervenne poi la Corte Costituzionale con la sentenza 37 del 2015 nella scorsa primavera, dicendo effettivamente hanno ragione i signori che, come Giannino ed altri, minoranza assoluta, protestano. Questi dirigenti sono illegittimi perché possono essere dirigenti solo se vengono chiamati a ruolo con un regolare concorso. E allora, dopo aver elogiato la Corte, dopo aver battagliato ulteriormente perché il governo non accogliesse la richiesta dell'Agenzia delle Entrate, stentoreamente avanzata dalla direttrice Orlandi, di una sanatoria comunque, perché già erano stati sanati ai tempi del governo Monti i dirigenti illegittimi, cosa che il governo non fa, per fortuna, dopo aver censurato il vertice dell'Agenzia delle Entrate che aveva detto a tutti i contribuenti italiani: beh, adesso però non vi mettete a perdere, testualmente, tempo e denaro per impugnare gli atti e le cartelle esattoriali che promanano dai dirigenti legittimi, perché sarebbe tempo e denaro perso, naturalmente posizione puntualmente smentita da decine di pronunce delle commissioni provinciali tributarie e regionali tributarie, ieri arriva
il giorno della verità, cioè la Corte di Cassazione. E che cosa decide la Corte di Cassazione? Che naturalmente gli atti fiscali e le cartelle promananti dall'Agenzia delle Entrate, pur firmati da dirigenti legittimi, restano validi! Validi! Basta che sia indicato il nome e quindi non è motivo di nullità. Anche se il dirigente è illegittimo, non è motivo di nullità. Ribaltate tutte le pronunzie del giudici tributari sottostanti. Quindi, in altre parole, noi viviamo in un paese nel quale la pretesa fiscale dello Stato, lo Stato decide, dà ragione a se stesso dicendo che è valida anche se è fatta con un falso in un atto pubblico di una firma di un dirigente proclamato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Allora, queste norme così asimmetriche, perché lo Stato si dà ragione da solo sulla sua pretesa, mentre ovviamente ogni vizio di legittimità e liceità da parte del contribuente privato, questo espone a sanzioni terrificanti, ma lo Stato si dà ragione da solo. E i partiti si servono dei soldi dei contribuenti per ripianare i loro debiti rispetto ai quali sono inadempienti, mentre difendono il loro patrimonio, la vicenda precedente. Allora, io vi chiedo di telefonare per dire come la pensate, perché stamattina poi parlandone anche con Alessandro Milan, attenti a noi due, lui dice, ma tu esageri, in fondo bisogna rispettare le leggi, la sentenza della Corte di Cassazione. Ho capito, ma bisogna solo abbassare la testa in questo paese di fronte a cose così manifestamente ingiuste, solo abbassare la testa. Io non propongo a nessuno di rompere le vetrine, di disselciare le strade, di lanciare lacrimogeni e petardi. Non faccio gli inviti al sabotaggio, che pure hanno fatto passare Re De Luca per un eroe del libero pensiero. Neanche questo dico niente. Ma santo Dio, ma quando è che ci svegliamo? Quando? Quando ci abbiamo messo anni per fare dichiarare alla Corte Costituzionale illegittimi, dei dirigenti illegittimi, e tutto finisce a tarantella, biscottucci e vino? Boh, francamente. Allora, però, il mio commento vale poco. Allora, ho deciso oggi di chiamare il segretario dei radicali italiani. Il segretario dei radicali italiani lo è diventato da pochissimo. Da pochi giorni. La battaglia precedente che lo vedeva impegnato era consigliere comunale a Roma, quindi in un altro epicentro di una bella vicenda italiana, per così dire. Parentesi, gli 80 milioni che il governo non aveva sbloccato per il Giubileo fino a ieri, oggi ci hanno comunicato che diventano 300 milioni invece deliberati venerdì dal governo al commissario Tronca, che può spendere fino al 2016. Che singolare asimmetria, vero? Però vabbè. Ed è con noi qui quindi il segretario dei radicali italiani, Riccardo Maggi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Riccardo. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Allora, voglio sapere come la pensi come segretario dei radicali innanzitutto sulla prima vicenda, cioè sui debiti dei DS all'unità pagati dai contribuenti. Questa vicenda è l'apoteosi del finanziamento pubblico, perché non solo è un caso tipico di socializzazione delle perdite, diciamo, e privatizzazione dei guadagni, in questo caso le perdite sono i debiti fatti attraverso l'unità e i guadagni sono il patrimonio che negli anni gli ex DS hanno potuto acquistare, patrimonio immobiliare soprattutto, e che l'allora tesoriere, ora senatore Sposetti, ha provvidenzialmente messo da parte in una serie di fondazioni che corrispondono alle federazioni provinciali del partito. Ma c'è di più, questa vicenda racconta di una concezione del partito che viene vista come una vera e propria articolazione dello Stato. Cioè, mi chiarisco questo punto, in base alla normativa attuale le amministrazioni pubbliche ad esempio non possono ripianare le perdite di aziende pubbliche o partecipate che abbiano perdite per più di 3 esercizi consecutivi, e diciamo noi giustamente, perché altrimenti è un danno erariale. Ma in questo caso, nel caso dei partiti, l'amministrazione statale si fa carico preventivamente e alla cieca di qualsiasi perdita. Cioè magari l'unità è stata gestita in modo dissennato, producendo decine e centinaia di milioni di perdite, e lo Stato preventivamente ha detto non c'è problema, me li accollo io, se li accollano gli italiani. E poi noi non possiamo non pensare che magari qualcuna delle banche che ha fatto credito all'unità l'ha fatto sapendo che comunque c'era questa garanzia statale. Eh già.
Allora, naturalmente, io vedo che c'è già Riccardo chi dice: ah, ma che cosa vuol dire? Dall'altra parte c'era Berlusconi che pagava tutto di tasca sua. A parte il fatto, caro ascoltatore, che se pagava di tasca sua non è la tasca nostra, che già mi sembra una differenza non da poco. Poi, con questo criterio, se le storture della politica patrimoniale da una parte, Berlusconi è stato questa cosa qui come evidente, servono a legittimare le storture della confusione tra Stato, partiti, in tutto il nome del denaro del contribuente dall'altra, peggio mi sento, cioè io voglio che non ci sia né l'una né l'altra cosa. Tu come la pensi, Riccardo? Ma è assolutamente così, ma insomma il finanziamento pubblico in questo paese doveva essere abolito dal 93 col famoso referendum promosso da noi radicali e che ebbe più del 90% del consenso da parte dei cittadini. È stato reintrodotto con una modalità che possiamo definire truffaldina, perché si parlava di rimborsi, ma rimborsi non erano, perché non erano corrispettivi, diciamo, di una spesa documentata, erano stimati in maniera molto larga e ci sono costati 2 miliardi di euro in 20 anni, sono cifre quantificate dalla Corte dei Conti, che ha effettivamente a un certo punto detto: beh, qui la legge è stata, diciamo, l'esito del referendum popolare è stato raggirato in più fasi nel corso degli anni. Questa leggina in particolare, come dire, dà completamente mano libera a chi gestisce il patrimonio dei partiti e, ripeto, a chi lo gestisce in maniera dissennata. Io credo che a noi i partiti non debbano, a noi contribuenti, non dovrebbero costare un euro delle nostre tasse. Io sono contrario anche al 2 per 1000, anch'io, quest'altra modalità che è stata inserita. Francamente anch'io. Anche perché, come dire, noi dovremmo vedere al centro della vita politica il cittadino, non il partito. Queste norme hanno di fatto bloccato il gioco democratico. Cioè hanno salvaguardato lo status quo delle forze politiche che ci sono e invece dovrebbero, come dire, dovremmo favorire, a mio avviso, delle forme che aiutino l'iniziativa politica, non il partito. Così, esatto. Ad esempio, comitati referendari, comitati specifici tematici con obiettivi dovrebbero avere da parte dello Stato l'aiuto che si fa con servizi. Servizio vuol dire lo spazio per fare l'assemblea, che viene messo a disposizione, magari è uno spazio pubblico, una sorta di co-working civico, diciamo così, ma mai il finanziamento. Finanziamento, tra l'altro, di imprese politiche in perdita, come questa dei DS e dell'Unità. Allora, c'è chi difende anche l'Agenzia delle Entrate, per esempio un ascoltatore dice: sei patetico, gli atti sono validi e basta. E chi la firma questa roba? Heinrich? Chi è che mi sta mandando questo sms? Sono validi e basta? Cos'è che sono validi e basta? Se per anni abbiamo assistito a cordate illegittime di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. A voi non turba? A me sì. Sapete perché? Perché erano all'obbedienza personale di chi la guidava, cioè obbedienza politica, e obbedienza anche all'interpretazione delle norme, perché in questo la politica ha anche delegato all'Agenzia delle Entrate l'interpretazione autentica del diritto tributario, ruolo improprio, e venivano scelti in base a questo. Francamente, se a voi piace, a me non piace, non mi piace per niente che un pezzo dell'amministrazione dello Stato, come si è visto in queste ultime settimane, si senta titolare di un'autonomia e di un'indipendenza come se fosse la magistratura, perché l'autonomia e l'indipendenza della magistratura c'è l'articolo 101 della Costituzione, quella dell'Agenzia delle Entrate non c'è e non ci deve essere, perché è un braccio esecutivo dello Stato, non è quella che si scrive i testi e che ce li interpreta. Perdonate, a me sembra una questione di fondo. Invece c'è naturalmente poi anche tanta gente che invece non la pensa così, però non sono pochi quelli che difendono il fatto che lo Stato deve incassare in nome della lotta all'evasione. Ma quale lotta all'evasione? Ma voi le avete mai, quando ragionate così, ma le avete mai ricevuti degli accertamenti e delle cartelle? O ne parlate in giro con chi ha un lavoro autonomo e così via? Cioè, avete l'idea di che cosa arriva a contestare lo Stato e del perché si accanisce su dove c'è reddito evidente invece di cercarne dove non ce n'è, perché è più facile e comunque raggiungono i loro incentivi di obiettivo in questo modo i dirigenti di Agentrate, altra battaglia che per anni abbiamo condotto e che è condivisa dal sottosegretario Enrico Zanetti, che però mi sembra, insomma, un po' in difficoltà all'interno del governo. Allora, una pausa adesso di un minuto per la circolazione stradale e veniamo a questa, al giudizio anche su questa sentenza della Cassazione, al segretario dei Radicali che è con noi, e poi le vostre telefonate.